Sì, esatto. E noi sappiamo che i minori sono soggetti esposti ai social. Ormai sappiamo che ragazzini e ragazzine già dall'età, insomma, delle scuole elementari utilizzano lo smartphone. E l'intelligenza artificiale è uno strumento che nei social è presente già da tempo, ad esempio, ci permette di visualizzare contenuti che sono in linea con i nostri profili, cioè quello che ci piace. E questa cosa però può avere dei risvolti negativi. Quando ad esempio la profilazione che viene fatta attraverso sistemi di intelligenza artificiale, attraverso sistemi di suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale, porta i minori a contatto con fotografie, ad esempio profili, video che potrebbero essere inadatti. Una problematica molto diffusa, ad esempio, è quella legata ai disturbi del comportamento alimentare. Sappiamo che è un problema che riguarda migliaia di persone anche nel nostro paese. E se abbiamo un minore, ad esempio, che naviga sui social e è interessato inizialmente a dei contenuti che potrebbero riguardare aspetti legati a disturbi del comportamento alimentare, l'algoritmo di raccomandazione, l'algoritmo di suggerimento sarà pensato a, diciamo, indirizzare nuovamente quell'utente su contenuti simili, pensando che questo è quello che fa piacere all'utente, è quello che desidera vedere. E che cosa potrebbe succedere? Quindi se appunto un minore si trovasse appunto esposto continuamente, venissero continuamente riproposti da appunto questi algoritmi basati sull'intelligenza artificiale dei contenuti che rischiano ancora più di peggiorare la sua situazione. Ecco, sappiamo che il problema, ad esempio, legato ai disturbi dell'immagine corporea, è tipico dei disturbi alimentari. Ecco, su questo argomento ci sono diversi studi che ci ricordano che l'uso eccessivo dei social, basati ad esempio sulla condivisione di fotografie, può portare a un pericolo legato a un vedere una propria immagine corporea in modo più negativo rispetto a chi non fa uso di social. Questo non vuol dire che gli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale sono negativi, ma significa che gli adulti, consapevoli di questa possibilità, devono aiutare i più piccoli, vigilare nel momento in cui i più giovani utilizzano i social, utilizzano gli smartphone e fare in modo che anche questa profilazione, questi sistemi di suggerimenti portino i più piccoli a vedere contenuti che sono positivi e non contenuti che invece potenzialmente potrebbero aumentare la loro insicurezza, potrebbero portarli ad avere una percezione più negativa del proprio corpo e quindi portare anche a situazioni che non li aiutano a crescere. Questo chiaramente ci ricorda ancora una volta che oltre a tutti gli accorgimenti tecnici, la possibilità di crescere passa soprattutto per le relazioni all'interno della famiglia, all'interno chiaramente del mondo della scuola e del mondo dei pari.